Oggi ho proposto all'interno del convegno, con la presenza di insegnanti dell'infanzia e della primaria, delle fiabe popolari sconfinate che provengono da differenti paesi e che quindi hanno l'intento di portare a scuola suoni, canzoni, territori, usanze, universi culturali differenti, perché l'intento è quello di aprire e sconfinare la nostra didattica in senso interculturale e dare davvero ospitalità non solo ad alunni di nuovo arrivo, ma anche al bagaglio narrativo e culturale dei propri genitori. Quindi fiabe dal mondo che possano in qualche modo contaminare la nostra cultura, il nostro modo di narrare, il nostro modo anche di intendere l'arte e la letteratura. Sconfiniamoci, perché al di là dei confini politici, oggi davvero il mondo è un grandissimo foglio mondo pieno di tanta bellezza.